Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Faltori Gaming Network. Eccoci qui per la seconda puntata di Assassin's Creed Valhalla. Lo proseguiamo e switchiamo magari anche la schermatina. Tac, eccolo qua. Tanto con il fatto dei caricamenti veloci possiamo anche partire dalla dashboard del PS5 che arriviamo in un lampo al gioco. È veramente una figata in questo momento, in questi primi giorni di PS5. Sto apprezzando tantissimo questa velocità di caricamento. E nel mentre io devo ringraziare la nostra cara Capriole che arriva con il raidino. grazie mille davvero. Gentilissima. E ciao a Francesco, ben arrivato. E anche al buon Sepulcra che l'ho beccato da Capriole. Mi sa che facciamo parte della cerchia degli streamer preferiti di Capriole, Sepulcra. Siamo pochi eletti, ma speciali, secondo me. Secondo me chi segue Capriole è sinonimo di qualità, eh? Ocio. Allora, iniziamo. È uguale alle meccaniche di Odyssey. Possibile, probabile. Io l'ultimo che ho giocato è Origins, quindi l'Odyssey l'ho saltato perché non mi dava impressioni buone e quindi non l'ho giocato. Te, se non sbaglio, l'avevi giocato, quindi magari te ricordi meglio. Comunque, continua. Mi sa un po' di 104. In senso buono, ovviamente. D'altra parte, con Capriole non si sa mai. Mamma mia, che bello! Già in partita. Siamo già in partita. Subito. La velocità di queste sedi. Cazzo, cioè, ne hanno parlato mesi. Come minimo, deve essere veloce. Allora, orientiamoci un attimo. Però, perché ovviamente non ho l'orientamento, come al solito, che cazzo devo fare? Ciao, ciao Raccoon, ben ritrovato! Abbiamo un obiettivo vero? Tipo, missioni. Questioni di famiglia. Parla con Ranvi, va bene. Che sarebbe? In quale direzione? Quanto è lontano? Sempre nelle montagne? No, bisogna tornare in città. Ok, va bene. Peccato non avere una cavalcatura per andare un po' più veloci, ma... No, non arrampicarti ovunque come una scimmia. Attenzione, c'è anche il buon asteroide. Che gioca che se fai. Gioco, gioco. Gezogo. Gezogo, asteroide. Gezogo. Gezogo un casin. E vedremo de far casin. Manca soltanto Pdor, figlio di Khmer. Cioè, a me manca anche il figlio della merda che c'è sempre nei videogiochi, ma non si sa mai. Posso andare un po' più veloce? Ma non so se ce l'ho già la cavalcatura. Usa il corno, torcia, mantello. Ah, e invece ce l'ho. Ma zio, è che non me l'ha insegnato nessuno. Meno male che è arrivato l'asteroide. Pensavo che me... Non sapevo di averlo. Sti cazzi, allora adesso andiamo a fare surf tra le montagne. Vai, lanciati! Come se non ci fosse un domani, vai. È morbido, c'è la neve, buttati che è morbido. Ok, così ci sta. Scampagnate in montagna, se... in tutta sicurezza soprattutto. Questo è... Orco... Sono morto? Ma con quale agilità? Si è visto solo per un secondino, ma... ha fatto un colpo di reni per tirarsi su che a metà bastava, zio, ok. Allora, io non volevo arrampicarmi, Capriole, ha fatto da solo perché si sente un free climber. Vabbè, ma tanto casomai si spacca le ginocchia al cavallo, mica io, vai piano giù, toh, queste strade impervie. Se c'erano i romani facevano le strade, ma vai, vai. Ah, vabbè, mi sono fatto leggermente male, onesto. Ci sta. Peccato non c'era una strada neanche all'andata, mi ricordo. Quindi dobbiamo un po' improvvisare. Così, Sakai. Ok, ora dovremmo essere più o meno a livello della terra. Quindi a posto. Dai. Fai questo. Hai fatto di peggio, cavallo. Puoi farcela. Ok, siamo arrivati alle mura. Vedete, alla fine con un po' di pazienza e salto in basso. Perché non era in alto, in effetti. Ci siamo arrivati. Come scendo dal cavallo? No, non segui la strada. No. Zio Paolo. Come scendo da sta bestia di merda? Ah, così, Sakai, va bene. No, più che altro perché siamo arrivati, quindi... E niente, noi facciamo le acrobazie, signori. Dai, abbiamo iniziato bene con le acrobazie. Aspetta che c'era l'erba medicinale. Dicono tutti così che l'erba è medicinale. Poi, però, finisce male.
Eh sì, con cerchio tipo mi sono messo in piedi sul cavallo più che scendere, ma va bene. Noi siamo atletici, violenti. Siamo al massimo, ok. E quant'altro. Andiamo a parlare con chi di dovere e cominciamo a fare qualche bella missioncina, no? Perché vorrei fare. Insomma, i vichinghi facevano guerra, voglio fare guerra. Eccoci. Perché è ancora in inglese? Scusate. Avevo scaricato la patch. Che vi avevo detto che ve l'avrei messo in italiano. Audio. Italiano. Applicare, sì. Vuricare il mondo di gioco? Vabbè, speriamo che abbia salvato sta scampagnata. Tanto sarà veloce. Con quale agilità, visto che roba? Ah, dovevo tenerlo premuto. No, allora forse l'ho premuto solo una volta e si è messo in piedi. No, la Madonna Santa. Cristo Dio. Ah, vabbè, rubiamo un cavallo. No, vabbè, ma no, arbitro non è valido. Dai, devo rifare di nuovo la strada. A saperlo, zio Cam, ve lo lasciavo in inglese. Così imparate, studiate. Puttana lurida. Non ma c'è una strada. Segui la strada, per esempio. Ah, vedi che forse c'è? Glielo facciamo fare? Eh no, perché se c'è magari è più comodo. Per esempio. Vabbè, mo almeno in italiano. Il clan è fece. Ah, ok. Ehi, Vind, dormi, Sì, ora sono in tornato italiano. da te. Quantomeno è andata Questo bene. spiega alcune Ma te cose. non metti prima la faccia. No, l'avevo messa stamattina quando ho installato per la quarta volta Assassin's Creed. A proposito, poi vi dirò come ha funzionato. Se qualcuno ha problemi con la PS5, che può essere, vi dirò adesso, visto che abbiamo un po' di strada da fare, come ho risolto il problema delle disinstallazioni automatiche. Praticamente stamattina ho installato tutto e avevo installato anche l'italiano. Però una volta installato non pensavo che se sceglievo di cambiare lingua dovevo riavviare il gioco, cioè l'ha fatto veloce perché non ce ne siamo neanche accorti, però mi ha cazzato via il checkpoint. No, dove vai? Costumato, è di qua la strada. Lo faceva in automatico, ma la faceva di merda. Praticamente, come ho fatto per ciò che resti installato, no? Perché non so se qualcuno ha la PS5 e l'ha sperimentato, quando installavate un gioco, non appena toglievate il disco, si autodisinstallava per i fatti suoi, una cosa scomodissima e fastidiosissima. Se avete visto la maratona del Day One, era abbastanza una merda, perché dovevo installare un gioco mentre ne giocavamo un altro, sperando che vada tutto bene. E meno male che erano giochi digitali, così nel mentre potevo installare i giochi su disco. Fatto sta che ho provato a iniziare a installare Assassin's Creed, stoppare il download della patch 1.2, una roba del genere, e aspettare che finisca tutta l'installazione a disco. Perché ogni volta quando mettevo già a installare la patch, quando ancora non aveva finito l'installazione su disco, me lo disinstallava. Ho fatto questa cagata ed è andata bene, quindi se può essere utile, figa. Fate così, aspettate che finisca tutta l'installazione su disco, non solo che diventi giocabile, ma proprio che finisca tutta la copia di disco e poi installate le eventuali patch. A me ha funzionato, spero possa essere d'aiuto. Siamo poveri non alla PS5. In realtà sono un po' povero Ora hanno anch'io, ma ce finito. l'ho fatta per Il fortuna. re ha chiesto il suo idromele migliore, dunque il colloquio è finito. Credo che tu possa entrare. E allora andrò a incontrarlo. Sono pronto per la tempesta. Parlerò con il re. Poi poveri con la Y ha un tocco di Eccellenza, finezza, capriole. farò avere questa proposta a mio nipote. Credo che ne coglierà la saggezza. Bene, è quanto voglio sperare. Ah, questo è rimasto, re. Ok, ce l'ha fatta a sopravvivere lui. Mentre noi eravamo bambini nel primo Che i venti ti filmato. siano favorevoli, Guthorm. Nevo, vieni avanti e spiegami chiaramente Tanto perché hai siamo in voluto 9, disobbedire signori, ai ma grazie comandi. mille, cari. Spero siate tutti Vuoi iscritti, se no sfidarmi? ovviamente vi invito a farlo, sia qui che su Non YouTube. intendo sfidarti, re. Intendo solo spronarti contro i tuoi nemici e la tua mancanza di giudizio. Tu non sai niente del mio giudizio, né dei miei piani o delle mie strategie. Sigurd mi darebbe ragione. Forse darebbe ragione a te, ma poi ubbidirebbe a me. Conosce le regole. Ma conosce ancora meglio suo padre.
Immagina di essere assediato da un nemico che ha molti più guerrieri dei tuoi. Cosa ci guadagneresti dichiarandogli guerra? Non sarebbe forse meglio essere discreti e ottenere alleanze tramite la diplomazia? In attesa del giorno in cui i valori in campo cambieranno e la tua vittoria sarà garantita. Vai, chiediamo se abbiamo alleati. Stiamo parlando di alleanze reali? O è solo la tua scusa per non agire? Oddio, sarei andato un po' più diplomatico io, L'ha un po' punzecchiato. La tua arroganza ti rende così cieco all'evidenza, Eivor. Sono giorni e notti che io stringo alleanze con i clan del Nord. Molto presto potrai conoscere i frutti dei miei sforzi. Solo allora capirai. È tutto? Sono senza parole, Eivor. Quando ti ho preso con me non mi sarei aspettato un tale affronto da parte del figlio di Varin. Tuo padre era un bravo uomo, giusto e sempre leale. È morto da eroe perché sopravvivessimo. È morto da codardo, mio signore. Non farò la stessa fine. Perché porti con te un fardello così inutile? Liberati! Pensa solo ai giorni a venire, al nostro futuro, a tutte le vittorie in vista. Il mio onore è stato macchiato. Finché non avrò lavato l'onta, non avrò pace. Mi rifiuto di riaprire quella ferita. Ma se esiste qualcosa che può aiutarti a scacciare quelle ombre dal tuo cuore... Sigurd è arrivato! Giù al molo, c'è la sua nave! Insomma, il nostro buon Eivor, diciamo che è un po' traumatizzato dalla morte dei suoi genitori e in particolare del padre. Insomma, l'ha segnato abbastanza, ecco, è ancora lì fisso col pensiero. Si levi, signora, cazzo, sto andando dalle barche. E ci sta, insomma. Non so che età abbia, però... ha reagito malamente. Ehi, piano con quella! Eivor! Sigurd! Ma guardati, Drengor furioso! Hai combattuto senza di me? E tu, vichingo speziato! Nella tua barba sento puzza di 10 regni diversi! Che bello! È solo l'inizio! Randvi, mia cara moglie, tuo marito ritorna... doni e ricchezze per tutti! E con nuovi amici? Esatto, Basim e Hitam. Hanno qualcosa di familiare questi due, no? Siamo grati a Sigurd per il suo invito e ansiosi di rendere omaggio al vostro re. Mio fratello è sempre molto attento alle sue compagnie. Se potete stargli a fianco in Columi, gli piacete? Ah, Eivor. Riprenderemo le presentazioni dopo che avremo mangiato. Andrò da mio padre per riferire del mio viaggio. Così un po' Assassin style, non vorrei dire niente. Abbiamo incrociato una nave di mercanti. Hanno detto che il morso di lupo era prigioniero di Chiotve. Hanno tralasciato il finale. Ho ucciso i miei rapitori e recuperato la ciurma. E per questo tuo padre mi ha rimproverato. Tu sai come la penso, fratello. Solo la guerra può scacciare Chiotve da queste terre. Ma il re non è d'accordo. Lo so. Mio padre pensa troppo e agisce poco. Ma da oggi non più. Te lo prometto. A breve il nome Chiotve lo spietato non sarà che un'imprecazione pronunciata dagli ubriaconi. Un po' tipo zio Bosco con me, no? Chiotve, zio Chiotve. Ci sta, mi sembra una buona imprecazione. Figlio mio, bentornato. Ah, padre. Questa sera dobbiamo celebrare il tuo ritorno, Sigurd. Le tavole sono imbandite con orzo e agnello, pane e idromele. Va più che bene, ti prego. Non voglio niente che non offriresti. C'è anche l'orcobosco, assolutamente. Lascia che sia io a onorarti. Porto doni e storie da terre lontane. Dopo 2 inverni di viaggio ne ho in abbondanza. Molto bene, molto bene. Vieni dentro. E quando saremo sazi e soddisfatti, padre, parleremo di Chiotve e del suo clan. E di come metteremo fine al loro terrore per sempre. Ci ha tormentati troppo a lungo. Non ha fatto che umiliarci.
Io lo so bene. E anche Eivor. Deve finire, ora. Sì, certo. Quando sarà il momento. Procrastina questo Rek, procrastina. Ma questi non si ammazzano, fanno festine. No, sono dei vichinghi molto, molto snob. Preferiscono la vita mondana al saccheggio. E chiama gli scemi. Si mangia e si beve. Vivide come il Bifrost, di cui ci siamo impossessati, ovviamente. Abbiamo visto Roma, poi l'Africa. Ah, devo ascoltare. Vasti oceani di sabbia, guerrieri di ogni colore, meraviglie tali da accecare. E ora sono tornato, con ricchezze e gloria da condividere con la così, mia famiglia. Gli diamo le i spalle. Miei amici, i miei Drengr. Prendete ciò che volete dai miei averi, poiché questo è solo un assaggio di ciò che verrà. Domani il clan del corvo. È scostumato, da questo lato della tavola c'era il boccale di birra, quindi aveva senso dargli le spalle. Ho qualcosa di speciale. Basta che non sia roba scostumata. Da dove cazzo vai? Il tuo dono attende. Cosa mi hai regalato di bello? Voglio roba di una certa... Ah, figa. Ho pensato a lungo a un dono degno di te. Hai stimolato la mia curiosità, fratello. Cos'è? Non ancora. Prima bevi. Onesto. Alla mia prima notte a Fornburg in oltre due inverni. Voglio finire fradicio, vedere doppio e urlare alle ombre dei troll. E vuoi che anneghi in un mare di idromele con te? Sì, noi siamo inseparabili, Drengr. Ora bevi. Beviamo, alla salute. Che fai, neghi una bevuta col fratello? No, faresti impallidire anche Thor. Ma sì, facciamo un po' così. Bere al respirare per te ogni cosa può diventare una sfida, fratello. Devo stare pronto. Questo è vero. È bello averti qui, Sigurd. Sì, tutto questo mi è mancato. Quando ho conosciuto Basim, gli ho raccontato le nostre storie. Ed è allora che ho provato un forte bisogno di tornare. Vieni. Sì, ma la mia sorpresa. Questo ci porta al tuo. Ah, ok. Due uomini, oddio, avrei preferito altro. Gli straordinari mi hanno fatto da guida nella loro patria, il califfato Abbasi. Il loro clan non si fonda sul legame di sangue, ma su un'idea, una confraternita di ombre che esercita la sua giustizia. Nel tempo trascorso insieme mi hanno rivelato molti dei loro segreti e gliene sono grato. E ora eccoti in dono uno di questi segreti. Ah, ma ce la danno così. Un'arma per un guerriero eccezionale. Dai, facciamo i pezzi di merda. In effetti sembrava indispettito. Ora voglio sapere il perché, che gli do subito un ceffone sulla faccia. Itam, mi sembra contrariato. Non sono meritevole di questo dono. Non si tratta di merito, Eivor. Si tratta di devozione al nostro credo e di apprendimento. Itam, ti prego. Ma vai, monade tu mara, io faccio quello che voglio. Mentore, mi oppongo. Tutto questo è inopportuno. La lama è uno strumento sacro. Non idolatrare un pezzo di metallo. Oh. Ciò che conta è lo spirito di chi ne fa uso. Avanti, provala. E ascolta il mentore, pezzo di merda. Posiziona la lama sotto l'avambraccio per nasconderla al tuo bersaglio. Non ho intenzione di nasconderla e preferirei non commettere il vostro stesso errore. Piace. Non è un errore. È un sacrificio volontario per provare la nostra devozione a... Un buon inizio, Eivor. Ma devi imparare a usarla con efficacia. È tipo un cazzo di bigotto questo, però. Porca troia, datti una calmata, figa. Meglio non farsi vedere.
capo di voi. Dove è finito quello stronzo? Possiamo fare la nostra prima vittima con la lama celata? Mi sta sul cazzo sto chirichetto. Salve Tyra, ben ritrovata carissima. Allora, segui Sigu. Ah, cazzo, io mi stavo trastullando qua. Ha un nome? Certo, ma tra le regole del credo c'è la promessa di non rivelare mai troppe cose agli estranei. Col tempo ne saprai di più. Ma non qui, dove anche i muri e gli alberi potrebbero ascoltare. Non vedo l'ora. Ecco, lascia che ti mostri le tecniche basiche. Dai, Se maneggiata con abilità e attenzione, la lama può uccidere all'istante. Quando ti avvicini al bersaglio, decidi quando colpire. Il tempismo è tutto. Olè, ma gli abbiamo messa nei coglioni o sbaglio? Non ho mai visto una lama tanto affilata. Tutto bene, Tyra, tutto bene, dai, in maniera... diciamo onesto. Attacco furtivo, vedi? Discreto tentativo. Ma vai a fare in culo. Discreto tentativo. Te la metto nel culo e poi vediamo se lo trovi discreto. Stupido. Che cazzo vuole? Assassino da sporgenza. Ah, ok. Vabbè, tanto questo fa free climbing, come cazzo gli fare. È estremamente legato al credo. Vabbè, ma qua i tempi cambiano, siamo nei tempi moderni, quindi si inculano. Ma che cazzo. Ah no, in questo senso, dalla sporgenza, vabbè. Toh. Così, proprio. Olè. Nell'ombelico e sti cazzi. Che ne dici di una vera sfida? Piomba su quel bersaglio dall'alto. Va bene. Andiamo. Facciamo. Olè. And Sakai. Esatto. È stata un'animazione un po' di merda. Vabbè. Da Ubisoft non pretendevo troppo. Colpisci da quel mucchio di fieno, per esempio. Ah, ok. Vabbè, queste sono le basi. Basi basi. Ciao Federico intanto. Alle signorine saluto, vero? E a me niente. Buon lavoro comunque, bella. E grazie di essere passato. Perfetto. Non vedo. Chi ammazziamo adesso? Possiamo ammazzare i Viat che mi stava sul cazzo? Mentore, ehi, vuole unirsi a noi. Non lo so, io ammazzo. Allora perché offrirgli la lama? Abbiamo molti altri. Ah, beh no. Me ne sono accorto. Olè. Lasciamo Eivor a divertirsi con il suo... No, ma io ho fatto abbastanza tutorial, non rompermi il cazzo. Eivor, andiamo al molo a goderci la brezza notturna. Vai. Cosa ne pensi dei miei nuovi... Che uno è stronzo. Sembrano generosi e minacciosi in ugual misura. Capisco cosa intendi. Sono anche molto istruiti. Sono veri maghi nell'uso dei numeri e della scrittura. Basim mi ha rivelato moltissimo sul mondo. E io condividerò ogni cosa con te quando sarà il momento. Mi mancava. Allora va bene, Federico. Sei tornato per rimanere o intendi unirti a questa confraternita di ombre? Ora non parliamone, Eivor. Oggi siamo di nuovo insieme. Ciò che conta è il presente, il nostro legame, il clan. La gloria. Mi sei mancato, fratello. In questi ultimi mesi la tua lucidità e la tua audacia ci avrebbero fatto comodo. Tu mi lusinghi, Eivor. Continua pure. Ah, ci prende gusto, eh? Sì, ma io voglio uccidere, voglio andare ad uccidere. Sarò sempre al tuo fianco, Sigurd. Sempre. Questo fiordo si è fatto troppo stretto per me. Lo sono io a essere cresciuto. C'è così tanto da scoprire oltre queste vette di pietra. Inghilterra, Irlanda, il Regno Franco, verdi terre fiorenti da razziare. Domani rinnoveremo la guerra contro Chiotve. Ci riprenderemo le nostre terre e costruiremo un nuovo regno per noi. Sono con te. Attenderò l'ordine. Bene. Ma salve Francesca, mamma mia, pure tu oggi, grandissima, ben ritrovata.
Allora, abbiamo finito la missione. Ora io spero ci iniziano a essere missioni dove si vada ad ammazzare veramente come dei maiali, perché voglio fare casino. Poi capisco che la storia è lunga e quindi ci sta un po' un'introduzione, però Norme hanno chiaramente parlato. Tu tradirmi. inizia ad No, esserci voglia. sbaglia. Salve Astr, ben ritrovata Prima carissima! sia un Con quale posto piacere, sbagliato. tutte queste Volte. signorine in Mi chat! tradirai, Sigurd. Intanto siamo in 11, sfondiamo la barriera Maestro, del buonasera, che ci decimo vuole? visualizzatore. Bella ragazzi, bella, grazie mille davvero. Sono contento che vi possa piacere il gioco. Tanto noi che cazzo stiamo inseguendo, scusa. Sakai! Sarebbe mai venuto da solo. Devo trovare gli altri. Ah, sì? Troviamo gli altri? E chi devo... Trovo e uccidi tutte le spie. Voi siete sospetti. Non è vero. Ehi tu, dove figa vai? Ah, un video? Bentornato, Ma va a morso cagare, sto vivo. cercando le... Vorrei dare un'occhiata. Ah no, no. Per ora Lui non è tipo cos'era, sappiamo. un fabbro, qualcuno. Bene, torna quando vuoi. Voglio suonare il corno di razzia, resisti ancora? Ah, dici che presto si comincia, eh? Allegramente è mandato a cagare. Sì, sepulcra. Qua la norma è mandare a cagare tutti, anche gli alleati in realtà. Diciamo che sono riuscito ad imprecare malamente anche in Animal Crossing. Non so se sai che gioco è, ma... Ma che cazzo? Non sto capendo. Perché questo c'ha un simbolino? Toh! No? Ah no? Ah, aspetta, lì c'è qualcosa. Roba che ammazzava un bambino, porca troia. Venite a bere! Ci sarà da divertire! Ehi, Tecla, cosa prepari? Alvis dice che la ricetta è troppo forte. Immagino l'imprecazione Preparerai per qualche catturare vino? l'insettino. Ecco come Più che aumentare per l'accia, vero? l'insettino, Per me la prendevo prenderti proprio ci vuole con gli stomaco. abitanti che mi stanno sul cazzo io. Proprio davo retinate in testa a tanti teste di merda. Aspetta, che c'è arrivato anche il buon Frankenstein. Ciao caro, ben ritrovato. Allora, aspetta, io non ho capito ancora un cazzo. Comunque, io ve lo devo dire. Trova e uccidi tutte le spie. No, questi sono dei fantocci di merda. Ma mi sono perso? No, non stare abbassato. Come faccio ad individuarle? Non sto capendo un cazzo, come sempre. Guarda un po' chi Sto c'è. cazzo c'è. Ti eserciti con le parole, No, Alvis? io no, no, è quel Ah, fottuto ehi, stronzo Tork. che canta le troiate. L'unica bocca in tutta Midgard. Mi hai insegnato tu, No, Lart. Che ne dici? non voglio fare un cazzo. No, non lo Voglio capisco. ammazzare chi devo. Ah, trovo e uccidi gli SP. Orco 2. Ah, la Madonna. Allora, io posso andare tipo magari in una zona rialzata, e capire. Tu sei cattivo, no, tu sei quello di prima. Porco due. Ammira la specialità di Teo Perde. Porca troia, in quello sono bravo. Ma voi avete capito? No, perché io mi perdo, ma voi siete svegli e avete capito? Perché se no è facile additare contro di me. Sono perso. Magari non avete capito manco voi. Dove figa è sta gente di merda? Che non è che posso uccidere a caso la gente. Così. Voi. Sì, vabbè, ma no, ma era in amicizia, nasciata d'amicizia, tra i vichinghi si usa, su via. Quanta scostumatezza. Vabbè, questi sono finti. Magari nella sua testa sono veri, che cazzo ne so. Toh. Inculati, no?
Vabbè, sti cazzi. No, comunque non sono loro. Qua c'è un sacco di gente, uno sarà giusto, no? Ops, no, era così, mi è scivolata di mano. Non ho capito un cazzo. Dove? Lasci l'ago per imbracciare l'arco, vedo. Ma non ti insegno un cazzo, devo imparare io cosa devo fare in sto gioco appena. Ma allora, zio. Cannone, no? Sì, allora, trova e uccidi tutte le spie. Ho capito. Dove cazzo è? Cioè, me la danno una zona. Ah, ma che perché sono coglione. Probabilmente. Sono coglione. Sì, dai, tendenzialmente. No, non sono coglione. Cioè, sì, ma fino a una certa. Io devo andare tipo qua. Però non me la segna sulla mappa. Ecco perché me l'ho rincoglionito. Io non la vedo in mappa, quindi non so dov'è. Ah, vedi. Vabbè, proviamoci allora. In teoria io devo andare lì. Solo che non ce l'ho nella... nella mappa là sopra, vedi? Io penso di dover andare qua. Andiamo a... Spero. È che ci sono ste montagne di merda. Quanto mi sto avvicinando? La madonna. Il fatto che ogni tanto non capisco un cazzo mi infastidisce. Allora, aspetta, prova... Vai, fai il free climbing che ti piace tanto. Dove siamo? In teoria ci sono sopra. L'occhio di Odino evidenzia i nemici. Ah, vedi che forse li ho trovati. Ah! Possiamo donargli la testa di Sigurd. Cosa preferisci? D'accordo. No. Quando Liot tornerà decideremo cosa fare. Sakai! Li ho trovati. Vedete, alla fine... non era del tutto colpa mia, non mi mostravano la zona sulla mappa. Io, uno come fa ad orientarsi? Scusa. Segue gli indicatori in alto ti dà la direzione, ma non c'era scritto o sbaglio? Beh, sembra, Poi probabilmente sono stronzo io, come al solito. Ma ce l'abbiamo fatta. Questa salita innevata non vi ricorda, mamma. Salutiamo mamma di Death Stranding. È stato un momento altissimo di streaming. Abbattere i nemici furtivamente uno alla volta è una tattica molto efficace. Rileva i nemici nella zona usando l'occhio di Odino. Quando sono a portata rimane in posizione nascosta e tiri con un fischio. A fischia. No, ho chiamato il cazzo di cavallo. Scusi. No, il cavallo non c'entra. Chi non se l'è vista, mamma, dovete andare a vedere assolutamente, dovete andare a vedere su YouTube le mie prodezze con mamma in Death Stranding, ve lo raccomando. Istruzioni di Kjotven, ditemi ciò che vedete in numero esatto. Navi, guerrieri, scorte, prendete ancora nota degli Jarl e di altri uomini importanti in visita. Scoprite ciò che potete e fate rapporto diretto a me, Kjotven. E niente, non lo faranno, mi sa perché l'abbiamo ammazzato. Ok, ora possiamo andare a fare rapporto. Come la mamma rotola. Madonna, quello è stato un momento veramente figo. Tra quello e la gallina nel fiume, Stranding ci ha dato tanta soddisfazione. Oltre alla bestemmia sfiorata con X. Kjotve si rafforza. Ti sto parlando. Siamo troppo pochi per attaccare la fortezza di Kjotve. Le perdite ci sarebbero fatali. Ci sono già state fatali, padre. Se non tagliamo la testa della serpe, ci avvelenerà ogni giorno, goccia dopo goccia. Il veleno contamina già le nostre acque. Eivor, ma che ti è successo? Spie nel nostro campo.
3 uomini, inviati da Chiotve per ucciderci. Ho reso loro il favore. Ecco, hai sentito? A questo ci porta l'attesa. Questo affronto va. Dai, dai, che andiamo a fare casino. Venivano da Notfall, il villaggio di balenieri che Chiotve controlla. Lo colpiremo lì. Bruceremo tutto prima che venga a sapere delle sue spie. Potrebbero essercene altre. Andrò a controllare mentre tu raduni la ciurma. Non serve. Manderò Hitam a ispezionare la zona. Ci penserà lui mentre noi saremo via. Noi? Intendi venire con noi? Io non ambisco al Valhalla come voi, ma questa non sarà certo la mia prima battaglia. Tutto questo non mi piace, ma non vi ostacolerò. Dai, dai, che voglio andare a fare casino! Non condurre mio figlio nella tempesta che ti segue. Allora, dove andiamo? Saccheggia i rifornimenti di Chiotve, dov'è? Ah, è a fare in culo, ok, quindi barchetta. Queste zone qui che cazzo sono? Si può sapere? Leggenda. Evento storia. Ah, ok, quindi sono cose comunque importanti. Allora, io però vorrei andare a fare prima sta roba qua, perché sembra una roba di guerra. E io voglio fare guerra. Però ovviamente andremo a vedere anche queste cose qua. Dove cazzo vai, Eivor? Sei stupido, non sai neanche prendere la nave. Andiamo via da qui. Ditemi i comandi, com'era. Vai, prendete i remi, remate. Più forte, avanti, scansa fatiche. No, che fermi qui, no, no. Dio madonna. No, cosa state facendo? Parcheggiano. Non parcheggiare. Dio santissimo. Verso il fare in culo anche però. Vai. Allora, fatemi mettere il navigatore, il TomTom qua. Ma si può buttare sulla vela? Ah, vedi che c'era. Oddio, forse non ha senso perché abbiamo il vento contro. Vabbè, sti cazzi. Noi facciamo tutto uguale. Ho avuto paura di non fare in tempo ad assistere alla fine di Chiotve, di non vederlo dissanguarsi come un maiale sgozzato sulla neve. Ma eccomi qui, in tempo per unirmi ai miei amati compagni in una gloriosa battaglia. Oggi Chiotve perderà Notfall. Stanotte il suo cuore tremerà e domani sarà gonfio di terrore! Implorerà l'aiuto degli dei, ma essi saranno sordi alle sue preghiere! E il clan del corvo si ciberà dei suoi morti! Tu conosci bene queste isole, Eivor. Ma non è vero, io mi perdo, non conosco un cazzo! Ma cosa dicono? Mi è mancato averti al mio fianco. Quanto adoro sto gioco. Ma promette bene. Per quanto io faccia il cretino così, dico stupidaggini, in realtà lo sto osservando con molta attenzione e mi sta garbando. Mi sta veramente garbando. Però ecco, se mi chiedono di fare da navigatore perché conosco le isole, in realtà è una cosa veramente che non è vero. Chiede ai bragi di cantare. Vai. Canta. Canta, figlio di puttana! Io non mi sento cantare. Ma no, perché ve la giù? Ma chi v'ha detto di fermarve? Chiedo senso di orientamento, chiusi. Ma mi sono inculato la barca! Mi sono inculato la barca! Segui Coast. Abbiamo buggato la barca! Ma santo il Dio! E niente, signori! Ubisoft non si smentisce mai! Buggata la barca! Proseguiremo a piedi, miei prodi! Siamo giusti, quantomeno! Oddio, sì! Diciamo di sì!
Dai, facciamo una gita a piedi, ragazzi. Non ci servono le barche. Su, un po' di moto fa bene alla salute, la circolazione. Sempre con i mezzi di trasporto. Ma che cazzo. Posso spaccare tutto? No. Mi sarebbe piaciuto. Qui tanto per far danni, rompere le balle. No, no, le barche non me la inculo. Però mi si è buggata male. Ma mi pare possibile. Ma entriamo a cazzo duro, vero? Non facciamo lo stealth. Insomma, è un assalto. Va fatto. Guardie qui sono vigili. Ma non me ne frega niente se sono vigili. Ora facciamo un merdone. Ma non siamo già stati qua a far casino, tra l'altro. Chi va visto? Dove cazzo è la gente da uccidere? Sakai! Questo non si è accorto di una sega, disgraziato. Ma l'urina verda, a chi? Porco mondo. Aspetta che ma già in... Come ci si curava? Non mi ricordo una sega. La schivata com'era? Con quadra... Orca... è tutto diverso rispetto a Demon Souls. Io mi inculo qua così. Ta! Sakai! È ancora tonto. Ah, guarda che mi ha già luccato questo. Vai, arrivo, giovanotto! La puttana de mammata! No, no, no! Aiuto, ho paura di morire! Cosa sto facendo? Dio, 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 Dio! Ritirata tattica, ma non stare carponi! Sto sbagliando tutti i tasti, ragazzi, avete pazienza, ma... Tra stream di Demon Souls, se in più ci ho giocato anche un po' per conto mio, c'ho tutto altri tasti nel cervello. Ma sei cretino. Ma che cazzo? Ma che sei stupido? Ma che fai? Mi dai tipo una tavoletta del cesso in testa con lo scudo. Ma sanguina tu! Olè! Dove c'è qualcuno da uccidere? Eccolo, eccolo! Ma squartati tu! Stiamo giocando con uno sputo di vita, letteralmente. Non so quanto resisteremo in queste condizioni. No, non raccogliere il cazzo di cadavere, scemo. Assicuro, io te seguo. Ok, là c'è qualcuno da uccidere. Non hai speranza. Ma inculati. Toh! Posso avere un qualcosa che mi dia vita? Ho un po' d'ansia a giocare così. Non sono morto? Aspetta, qua c'era qualcuno che... Vedi che faceva lo scostumato. Toh, vai a fare in culo, vai, con sto arco di merda. Depredato. La Madonna, tu sei buono o cattivo? Ah, sei buono, ma vaffanculo, va, mi sono cagato sotto. Tu sei buono anche? Ok, dobbiamo fare casino, no? Sì, dovevamo bruciare tutto. Nel dubbio io faccio casino ovunque. Orca puttana. Ah, c'è ancora qualcuno di vivo, aspetta. Me l'hanno... Se, ambedio. Oh, finalmente un po' di vita, cazzo. Inculati. Inculati. C'è ancora qualcuno? Oh, comunque ce la caviamo molto bene anche con l'arco. Ah, qua c'è da far esplodere qualcosa, guarda. C'è un po' di Assassin's Creed in questo bug. Ma serio?
Serio. Aspetta, qua dentro c'è qualcosa che luccica in maniera incessante. Vai, entra dalla finestrone, non incastrarti là. Si può? Sì, sì, ma non andare... Dove... Eivor! Dove vai? Fai il bravo. Ci sono dei bug top, sì, è un must dei giochi Ubisoft della serie. Senza... Ma che cazzo stiamo a fare? Io ho ancora impresso nella memoria il bug classico di Assassin's Creed Unity dove restavi impigliato nel muro, tipo in sospeso. Era micidiale quella roba. Fluttuavi lì, felice e sereno. E io nel dubbio spacco tutte ste cose. Trova i carri e brucia i carri. Ma inculati. Ho finito le frecce? Ah, orco bosco. Tieni premuto e seleziona... Ok. Ah, cazzo, aspetta. La madonna. Che poi mi inculo. Ok, a posto. Ah, qua ce ne deve essere un altro. Ma che lancio è, Eivor? Le braccina, un po' di forza nelle braccina. Ma la scostumatezza, ma sappiamo lanciare una torcia o siamo dei dementi? Allora... Porca troia, guarda che prendo fuoco adesso. Butta via sta cazzo di... No, che inizia razzia, cosa... Cosa sta succedendo in questo... Ah, ecco, non so se Pulcra se l'hai detto, se l'hai scritto mentre dicevo anch'io la mia esperienza del bug nel muro, ma mi sa che ci siamo capiti. Mi sa che ci siamo capiti. Raggiungi Sigur, ok, abbiamo dato fuoco a tutto. A Sigurd, ora però dobbiamo sbaggare la barca, Sigurd, se no non torniamo a casa. No, dove sono cascato? Salute, clan del corvo! Avete colto una messe di sangue! Chi sei, straniero? Dici il tuo nome. L'ho già visto. Quest'uomo si è incontrato con tuo padre. Proprio così. Sono Guthorm, zio di Rehard del Nord. Parlo a nome di mio nipote quando è necessario. Questa non è terra di Harald. Perché invia i suoi guerrieri così a sud? Puoi chiederlo a lui direttamente, mio re. Grazie, zio. Tu sei Sigurd del clan del Corvo, non è vero? Figlio del saggio re Styrbjörn. Sono io. E tu cammini sulle sue terre, re Harald. Terre che abbiamo conquistato con il sangue. Lo so, e lo rispetto, poiché non sono qui contro di voi, ma per voi, su richiesta di tuo padre. Vecchia volpe. È questo il piano di cui parlava? Vi offro il mio aiuto. Con i miei guerrieri, il clan del Corvo prenderà la fortezza di Kjotve e la guerra avrà fine. È una bella notizia, Eivor. Il re errante sarà la nostra fortuna. Ma facciamo un po' i sospettosi. Perché rischiare i tuoi uomini per noi, re? Tu cosa ci guadagnerai? Questa guerra tra voi e il clan di Kjotve minaccia da molto tempo i miei confini a sud. Desidero che abbia fine. Non ci sarà pace finché Kjotve è vivo. Ma c'è una grande intesa tra me e tuo padre. Questa è la nostra faida, re. Il tuo aiuto è ben accetto, ma sarò io a guidare la carica. Capisco. È una questione d'onore. Lo è. Molti inverni fa, Kjotve osò tradire i nostri padri. Infranse una pace serena e fece un massacro. Ora comprendo. Jarl Sigurd guiderà l'assalto contro Kjotve e il suo clan. Dagli il pieno comando delle navi e dei guerrieri. Quando avrai avuto la tua vittoria, ci rivedremo ad Alrekstad. E là celebreremo insieme. Dai, dobbiamo fare l'assalto allora, cazzo. Questo era magro come assalto, bisognava bruciare due carri. Saranno a Forlì. Ah, avevo detto che erano a Forlì? Cazzo, era lontana dalla Norvegia a Forlì eventualmente come viaggio. Guiderai tu la nostra nave, Eivor. Ci vedremo là e offriremo la testa di Kjotve agli dei. Fratello. I vichinghi a Forlì, ma ve li immaginate? Quando affronteremo Kjotve,
concedimi il colpo di grazia. Lo avrai, Eivor. Te lo meriti. Eivor, dacci una mano. Harald si è dimostrato molto generoso. Io non lo sarei. Non capisco il suo gioco. O è un povero ingenuo, o è eccezionalmente furbo. Quale che sia la verità, sento che questa guerra sta per finire. Bene, allora andiamo a farla sta cazzo di guerra. Voglio ammazzare sto Chiotve ormai, mi sta sulle balle. Ok, allora prendiamo la barca buggata. Ah, l'hanno sbagata loro? Onesto. C'è dell'erba medicinale qua, no? C'è tutto. Allora, vediamo. Ah, dobbiamo parlare con Sigurd. Vabbè, allora ci andiamo a piedi senza buggare tutto di nuovo. Dove cazzo sta aspetta? Florlin. Sì, probabilmente non è con questa cadenza qua, ma va bene. Ma vediamo di depredare i cadaveri, va là, prima che sia troppo tardi, va bene. E dovrebbe essere qua dentro. Sopra. Vai, vai che sei agile, vai giovanotto. Ecco. Eivor, ti sei perso il primo atto. L'avamposto di Chiotve si è già sciolto come neve al sole. È da qui che lanceremo l'attacco. Proprio così. E siamo pronti a combattere. Le forze di Re Harald sono ai loro posti. Puoi dare l'ordine. Lo farò, ma prima di colpire ho una richiesta. Parla dunque. Che Eivor possa lanciare una sfida a Chiotve alle porte della fortezza. Un duello fino alla morte. È questo che vuoi? Chiotve ha strappato onore e dignità a mio padre. Riavrò tutto. Quando in palio c'è l'onore, nessuno deve interferire. E se Chiotve morirà prima che la battaglia inizi, tanto meglio per noi. Vai. Oggi la mia lama si tramuterà nelle forbici di Skuld e reciderà il filo che segna il fato di Chiotve. Ben detto, mio tagliente guerriero poeta. Che il tuo auspicio diventi una saga. Comunque i bug hanno sempre il loro fascino. Oddio, diciamo che ormai più che altro sono diventati una tradizione imbarazzante. Basim, preferirei non averceli. Non riguarda, eppure volete combattere. Lo trovo strano. Lo trovi strano perché ti sbagli. Il nostro clan, gli Occulti, ha combattuto contro l'ordine di Chiotve per secoli. Siete venuti da Miklagard per uccidere Chiotve? È così. O meglio, siamo venuti perché fosse Hitam a ucciderlo. Il mio apprendista ha studiato il bersaglio per molti mesi. La reputazione di Chiotve giunge così lontano. Non solo la sua reputazione, ma anche l'ordine di cui fa parte. È una sorta di nostro clan rivale. Hitam, non intendo disonorare né te né gli Occulti. Ma Chiotve è mio. Ne va dell'onore della mia famiglia. Lo comprendo. Ciò che importa è che Chiotve muoia oggi. Su questo siamo d'accordo. Che sorriso gioviale sulla faccia di Eivor, cazzo. Onesto. Sì, ma poi come... Ma poi non ti fanno triggerare, io come godo dopo. Ci mettiamo d'accordo, Francesca. Non posso smadonare perché la barca se incula sull'acqua. È troppo per il mio cervello. Chiappe, no, non fa così, ho sbagliato, scusate.
giri intorno alle mie mura come un ladro nella notte. Affrontami ora! Sarò io a farlo, Chiotve. Sigurd è qui per vedermi nutrire il mio corpo con le tue viscere. Che merda! Guardatela! Eivor morso di lupo ricompare in cerca della sua vendetta. Questa è l'onta di mio padre. Oggi riprenderò il suo onore perduto. Proclamo un Holmgang! Qui! Contro quel traditore! Ti farò implorare come fece tuo padre, morso di lupo. E gemerai come fece tua madre. Attenzione, la mette sul personale. Ora hai distrutto la mia vita. Orco 2. Orco 2. Come lo era tuo padre. Porco mo. Ah, ma doveva succedere. Cioè, perché mi ha dato un calcio nelle palle e sono morto. Cioè, probabilmente succedeva anche nella realtà. Però Orco 2. Perché? Ma perché tu invece ti rifiuti di andare a fare in culo? Il padre di tutti osserva. Ah, mo le va a prendere, Arco 2. Venghi, venghi. La mia lama verrà il tuo sangue. Sì, sì. La tua carne sazierà i miei lupi. Orca puttana. Sakai, olè. Ma che schivate, eh? Questa è tutta scuola Demon Souls. Che si impara a schivare. No, lo devi loccare, pezzo di merda. Porco 2. Porca la boia, puttana di merda. Mi ha fatto... Olè. Olè. Devo stare attento alla stamina, sono senza. No, piano piano con la stamina. Bene, benissimo, con agilità. Aspetta di essere incoglionito. La puttana di tua mamma. La puttana di tua mamma. Porca madonna. E tu andrai a fare... Che cazzo, orco mondo. Aspetta un momento. Fuga. Vai, una bacca durante il combattimento secondo me è regolarissimo. Momento, drogati. Ce ne sono altre, sì, vai. Ok, a po'. Porco bosco. Aia. E dai, però stavamo andando bene. Guarda come se l'è presa in culo Itam. Tanto lo sborone, guarda che merdaccia che è. Era come un ma era un proiettile o una persona, scusate. Porca boia. Ha fatto un lancio della persona un po' eccessivo a mio modo di vedere. La puttana de mamma. Guarda che lancio della... No, ho finito la stamina. Il lancio della persona è imbarazzante, però. Yeah.
Dai che sta andando, è stanco. E vai a morire in culo. Dai, siamo stati bravi. Era stronzo sì, Sepulcra, ma... Dai, l'abbiamo gestito bene. Devo dire che pensavo che avrei fatto molto peggio. Almeno un game over pensavo di farlo. Invece è andata bene bene. E risvegliati. Odino. Visto che bravo sono stato, Francesca. Che cosa vuoi da me? L'orco bosco Tyra è meglio del fantabosco, comunque, secondo me. Hai avuto il tuo premio, morso di lupo. La gloria di potermi uccidere. È tutto per questo. Quel codardo di tuo padre e il suo vano sacrificio. Dai, Odino, fallo soffrire. Il prezzo della guerra, morso di lupo. La veste di 3 generazioni straziate, cui nomi sono stati dimenticati. È tutto per niente. No. Il mio clan sarà ricordato! Insomma, un palo che si infila in pertugi un po' sinuosi. Ho combattuto così, con tanta violenza, per sopravvivere, perché io so che cosa ci attende. Solo l'oscurità. Salute. E insomma, un palo in culo ce l'abbiamo messo, dai. Del corvo! State pronti a morire! Fatevi avanti se volete! Verso un destino già segnato! Tuo padre è morto, Gorm! Il suo debito è saldato! Apri le porte e ti risparmieremo! Zitto e crepa, morso di lupo! Arcieri, puntate! Vai, muro di scudo, no? Nessuna pietà! Vai col Sakai! No? Una sega? Ah! Arrivo! Ma questo con le braccia conserte, scusate! C'è la guerra e questo sta con le braccia incrociate! Levatevi dal cazzo che salgo io! Presto morirai! Ma la gloria di tua madre... Che fa la puttana! Ti spacco la testa! Sì, Sepulcra, devo dire che questo Assassin's Creed è secondo me molto più qualitativo rispetto a diversi che hanno proposto ultimamente. Io sto godendo a giocarci, eh. Ed era tanto che non succedeva con un Assassin's Creed. Cioè, se un Assassin's Creed nuovo ti ricorda uno vecchio, tendenzialmente vuol dire che hanno fatto un bel lavoro, perché i vecchi, specie quelli con Ezio, erano veramente tanta roba. No, che t'abbassi. Ma non t'abbassare, non siamo qua per fare lo stealth. Siamo qui per ammazzare mammata, puttana mammata. Ma sei stupido, ma io ti scartavetro i coglioni. Madonna, come una catapulta è partito quello. Olè, nella clavicola. Stava messa male. Aspetta, scusate, io devo fare cose. Che se no qua... Che cazzo vuole quello? Scusate. Olè. È aperto, l'open bar è aperto adesso, a posto. Si può bere. Olè. Che cazzo vuole questo che mi guarda? A posto? Beh, l'ho rotta o no sta a me? Ah, non è rotta? Ah no? Ah, ma la madonna. No, allora non è ancora aperto l'open bar, scusate.
Beh, potevano anche aprirsela da soli, no? Come apro io, spingono loro. Sono fiero di te quando ti esprimi napoletano. Ho imparato dalla migliore, pensa. Anche il Bucchina Mam te con noi, mi pare. Ma muori tu! Allora, sblocca la porta finale. Namo, namo. Sakai! Olè, ti ammazzo. Porco bosco. Toh! Dai, ho fatto anche una buona schivata e poi una bella inculata al tipo lì. Portatore di morte. Orco modosca. Eh sì. Ocio. La madonna. Ma guarda, questo ti incula. La puttana de mamma. Ma inculati, tu e Odino. Porca troia, mi ha tirato una martellata in testa. Merda, mi ha ammazzato, c'ero quasi, che peccato. Fanculo. Con quale accento sexy. Aspetta, vedo qualche messaggio, zio Kank. Allora... Ah, ok, a posto. Siamo rimasti al mio accento partenopeo doc. Allora, peccato, era una bella sfida, ma ero con poca vita e questo mi ha tirato una martellata sulla guancia. Sì, Bucchina Mam te l'ho imparato su Crash 4, è vero. Odino è con noi! Olè! Aspetta, dove cazzo devo andare? Ah no, qua, no, stavo uscendo! Sì, ma levati dal cazzo tu, che io devo fare cose. Tanto ci sono cose. Olè. Aspetta che c'era dell'erba. Ma ti faccio a pezzi io e anche tua sorella. Toh! Con quale violenza inaudita? Oh, c'è dell'altra erba? Infierisci su questo per terra, toh. Eccolo qua il portatore di morte. Ma che figlio di puttana. Toh, cretino. Aia. Per Crodino. Mi sono incastrato! La madonna. Testa di merda, puttana. Devo stare più attento contro questo. Devo stare più attento. Fanculo. A sto coglione del cazzo. Cioè, figa, abbiamo battuto quella merda di Kjotv e... Kjotv, come cazzo? Aktv. Zio Kang. Ah, raffinata la Francesca. Solo caffè, birra o vino rosso. Una bella birra ogni tanto. Ma perché mi mettono sempre in direzione dell'uscita? E beh, che facciamo? Il bianco non lo beviamo? Ma scusate... Aspetta, avrei bisogno di erba. Eccola, perfetto. C'è dell'altra erba, sì, top. I cercatori d'erba. Ti inculo adesso, bastardo.
La puttana di mamma che ti mi lanci le freccette in culo, no? La puttana di Eva. Che sono senza. Orco bosco. No, una freccia nel culo! Letteralmente! Letteralmente! Cazzo porco! Attenzione, è arrivato il buon Ryuk che prende il vizio di capriole. Ciao caro, ciao caro. Guarda, l'hai fatto uguale, zio Kang. Solo io posso zittirvi. E giustamente anche Ryuk si sorprende dell'orco bosco. Giustamente. Poche persone penso imprechino dicendo orco bosco. Scusate, sono stupido. Quindi dico orco bosco. Allora, adesso però se vinciamo sta sfida sarei più contento. È che mi hanno messo buttato una freccia in culo. Oh lolol metal, oh lolol. Ben ritrovato caro. Mamma mia, ma che bella gente che abbiamo in chat, signori. C'è anche l'orco bosco, quindi, ma cosa vuoi di più? L'erba. L'erba la gradirei. Dai, mentre loro combattono, noi potremmo cercare la cazzo di erba nei cespugli. Dovrebbe essercene dell'altra di qua. È un po' come andare a funghi, solo che in realtà andiamo a cercare erba. Ognuno il suo mestiere. Orca puttana la freccia. Olè. Oh, ce ne stava dell'altra qua da qualche parte di erba, mi ricordo. Vediamo se la troviamo. Che se no è un casino senza. Appena trovo l'erba vi leggo, eh. Così. Perché se no ci vuole troppo tempo prima che vi riesco a rileggere. Ah, qua dovrebbe esserci l'erba. Olè. Ah, è ancora un pezzettino d'erba. Così abbiamo la scorta di... di cazzo lì, come si chiama? Di medicinale. So che ce n'è, ma non la trovo. Ah, eccola qua. Olè. Allora, aspetta che leggo due messaggi, va, prima di andare a fare sto cazzo di scontro. Io ieri su Dead by Daylight direi, avrò detto sempre al killer, non avrai il mio fondo schiena. Mi sembra onesto. In quel gioco là va detto, grande che giochi a quel gioco comunque. A me piace un casino, non ci gioco spesso e probabilmente sono anche scarso come la merda. Anche se, però devo dire che mi divertivo tantissimo, quel gioco là secondo me è figo figo. Aspetta però, sfoltiamo un attimo... Avanti, portatore di morte. Ora ti inculo. Ah sì, è vero Ryuk, te cos'era? Diceva Capriole che anche tu ce l'hai con mandare i nemici in culo, no? Mi sembra un metodo onesto per intimidire Orco 2, gli avversari della porca puttana. Che brutta merda ambulante che sei. La puttana di mamma. Vuoi morire? Guardalo che sei tipo ubriaco. Muori! Oh! Sì! Sì! Gli abbiamo appena otturato un dente in maniera molto creativa. Io tra l'altro devo salire e andare dall'altro lato. Tutto sto casino è... Devo appena ingegnarmi sul come andare dall'altro lato. Tua madre quella... zoccolana. Dove cazzo... Non strusciarti sul palo e vai dove devi andare. Oh, lei con quale salto? Dovrei aprire la porta però, sennò sono un po' nella merda probabilmente. No, mi sono inculato.
E non è una cosa bella. Ma figa, ma sto aprendo una porta, ma vi pare? Il momento. No, Cristo della Madonna. Allora, morte più dignitosa non potevi farla. Immagino ti intendi quella che ho preso la freccia in culo. Più degna di così non si poteva. A ognuno il suo, erba, funghi. Sono sicuro che ce l'abbia, Caprioli, è abbastanza scostumata, secondo me. Caso lavoro, quando posso vengo a darvi l'olol serale, ma che di un volentieri metal, guarda, sono sempre molto contento. Poi sono ancora più contento a sapere che c'hai pure il lavoro, mamma mia. Un piacere quando vieni. Allora, siete tutti e due scostumati. Non è vero. Grande, siamo uniti nella scarsezza del gioco, però è veramente figo, in realtà, mi piace molto. Potrei quasi reinstallarlo, visto che ce l'ho nel PlayStation Plus. Scassa i maroni, ma è bello, Capriole, hai visto che bel complimento ti ha fatto Ryuk? Ma mi associo. Tu sei molto più avanti. Bene, mi sta piacendo molto anche a me, tra l'altro. Ok, sono riuscito a vedere tutti i messaggi e più o meno anche a risponderti. Sì, sì, lo sto apprezzando davvero tanto. Infatti ero un po' indeciso sul cosa portare, però ho detto, c'ho una voglia di Valhalla importante. Sì, beh, un bel stronzi finale di Capriole è sempre qualcosa di poetico. È tipo l'apostrofo rosa tra Bukin e Mammoth. No, ma di nuovo da qua? Ma devo anche riuccidere quel pezzo di merda? No, Dio delle Madonne. Ma allora aspetta, andiamo ad aprire subito la porta. È inutile che mi faccio un culo tanto se poi non mi salva. Ma che scostumati sfacciati. Ma vai a fare in culo. Ma circonda tua madre che se perde. Quella zoccola di merda. Non ti puoi arrampicare. Ma scazzo, sei una scimmia lì, non ti arrampichi? Ma sei serio? Ma la pagherà tua madre sempre. Con il culo. Aprila. Madonna, devo trovare... Ho dato veramente il culo per aprire questa porta, perché mi hanno infrecciato il culo due volte. Ho letteralmente dato il culo. No, non è questione di codardia, è questione di preservazione naturale, diverso. Allora, Tyra, ho letto in velocità il tuo commento. Sei estremamente scostumata, devi saperlo. Ok, vabbè, niente erba, signori. Andiamo avanti. Aspetta, mi sono perso? Ah, no, guarda la porta. Ah, vedi io. Come mi perdo io nessuno, signori. Ma trovatelo un altro canale dove ci si perde in sta maniera pazzesca. Ecco dell'erba, probabilmente, toh. Dai, che mo ci ripigliamo tutto quello che è nostro qua. Oh. Odino. Toh. Ma quello sta fermo impalato, è stupido. Oh, no, Dio Madonna. E questo mi ha ripreso. Zio cane. Aspetta. Aspetta. Pausa, time out. Quella merda di... Orco due, mi ha preso. Vai via, show! Ma Odino mi può fare una sega per quanto mi riguarda. Orco bosco! Mi sono inculato! Mo che c'ha ste merde di... Di porca Eva puttana. Testa di cazzo. Vai a morire con il martello in culo, dai!
La puttana di mamma tua. Quella troia col culo sconfinato. È andato, è andato. Oh. E ora fammi un piacere. Levati dal cazzo in maniera definitiva. Sto morendo marcio. Devo curarmi. Devo curarmi. Bella Tyra. Meno male che sono riuscito a leggerti che te ne vai. Alla prossima, cara. Oh, vai dell'erba. E che l'erba sia con te a sto punto. Visto che in sta puntata è fondamentale per sopravvivere. Gorm si nasconde nel tepio. Ma lo andiamo a pizzicare. Presto morirà. E ora ammazza sto maiale. Eto. Oh, prendi il lampone dorato. Sembra buono il lampone dorato. Toh. Ma che Thor, dammi la forza. Passa una birra che c'ho sete. Piuttosto, no? E voi da dove cazzo siete con... Orco Bosco. Ma che sangue, sangue. Aspetta, devo andare a trovare Gorm. Il Gormite. Signor Gormite, scusi? La tua cieca sete di vendetta ti ha reso vabbò. Ciao Charmlock, intanto. Scusami, sono infoiato nella lotta e non t'ho visto. Ben arrivato. E grazie per esserti unito ufficialmente ai fautori. Grande. E mo dobbiamo andare a rincoglionire questo corsa. A correre dietro al rincoglionito. Perché parlo tipo giurato io ogni tanto? No, orco. Di qua? L'ha azzeccata? Sì. Vada. Gorm il codardo fugge. Buongiorno. Il buongiorno a tutti è un must. Perché sono giurato, in realtà è la doppia vita di giurato. Presentatore Rai e streamer scappato di casa. E comunque nel dubbio la fortezza di Chiotve ce la siamo chiotvata, chiavata, signori. Che brutta battuta, però andava fatta. Ma me posso lanciare o muoio? Ma sti cazzi. Che mira. Abbiamo vinto! No, ho vinto. Lascialo andare! Ci sto provando, ma non si stacca dal legno. Chi c'è? Eivor, il fuoco della battaglia ancora mi avvolge. Gli scaldi canteranno di noi. Abbiamo vinto, ma Gorm è fuggito. Verso nord, nelle terre di Rehalad. E quel marmocchio scornato fugga. Suo padre è morto, il suo clan distrutto. Siamo i signori di Righia. Troppo che cazzo sta emoticon di Caprio. Può sempre farsi grande e feroce. Calma, Eivor. Ascoltami. Hai riconquistato il tuo. Vedi, Capriole, c'hai la. L'emoticon scostumata. Hai ragione, fratello. Hai sempre ragione. Guthorm, porta notizia della vittoria. Lo consigli come gioco? Sì, Charmlock. Sì, devo dire di sì. Ne sarà più che felice. Ora ti risponderò anche meglio. Bella Francesca, alla prossima. Grazie come sempre. Ancora ansimanti ma coperti di gloria. Continua a stare tra i re e presto avrai una corona tutta tua. Solo se il fato vorrà così. Rimani qui e raccogli il tuo bottino. Io porterò notizia a mio padre prima che parta per l'Alting di Harald. Bella zio. Alla prossima, Sigurd. No, comunque, Charmlock, te lo consiglio molto anche perché io non sono un fan sfegatato di Assassin's Creed e salto tante versioni nel corso della storia. Questo, secondo me, merita. Secondo me, merita. Sta meritando. Siamo alle prime ore di gioco, ma si sta facendo valere per narrazione, personaggi, ambientazioni. Se hai voglia di un open world, secondo me puoi andare sereno. Allora, ma tutte ste palle dorate? Ah, i punti talento, era da un po' che... Ah, penso che siano tipo ricchezze. Sì, dovremmo andarci piano piano. Magari qualcosa farò anche per conto mio per non appesantire le live con troppe robe. Però vorrò fare anche ste cose. Aspetta, talenti, eccolo qua. Cosa potremmo fare? Tipo qua,
Danni abilità. Ah, io dovrei avere un'abilità che non so usare. Ho visto che c'ho una robina lì, ma non ho capito. Conferisce un bonus all'attrezzatura affine al lupo. Ma sì, sti cazzi. Quanto costa? Non capisco. Ho 8 punti talento. Boh, sarà sempre uno? Sì. Qua questo dovremmo farlo un po' più cazzuta, sta cosa. Conferisce un bonus all'attrezzatura affine. Onesto. Vai. Abilità non perderti. Quella purtroppo non esiste, cazzo. Se ci fosse la farei. Vedi, un po' di danni in più corpo a corpo. Oh, abbiamo sbloccato un corvazzo qua. Wow. Caruccio, come si è sviluppato. Quindi devo fare cose per sviluppare tutto. Quanta roba ho fatto? Perché non l'ho mai fatto come un mono. Stordimento non lo faccio mai. No, questo mi piace. Danni da assassinio o danni a distanza? Danni da assassinio. Noi sblocchiamo roba per cani e porci. Quella è la skills passiva. Ok. Sì, non sto capendo un cazzo ancora di questo albero. Lo sto vedendo tipo con voi e basta. Faccio le cose a caso. Sei su PS5? Sì, sono su PS5, Francesco. Ovviamente sì. Non c'ho più la PlayStation 4. Allora, diritti di nascita. Mi sembra giusto avere i diritti di nascita. Dobbiamo andare quanto lontano? Ah, aspetta, ma questo? Questa scalina qui? Cosa dovrebbe essere? È un'esclusiva? No, no, lo trovi su tutte le piattaforme, Charmlock. Vai tranquillo, non so su cosa giochi, ma qualunque cosa tu abbia lo trovi. Entrata segreta. Vorrei provare ad andarci. Mi sembra una cosa onesta. Dove cazzo sta? È anche vicina. Anche una ricchezza in realtà è vicina. Magari se capita facciamo sta cosa secondaria... E poi andiamo avanti col primario, anche perché siamo già un'oretta e mezza, quindi faremo ancora un pochino. Premi per chiamare il corvo. No, ora non devo chiamare il corvo. Oh, io come scalo? Ah, là forse c'è un sentiero. Aria Coracun, bella. Sei perso l'assalto alla fortezza di Chiotve, ma... Sono sicuro la recupererai. È stato fico. È stato bello da fare. Allora, deve esserci qua qualcosa. Desta cascata. No, ma potevi saltare. Sì che è fredda. Io ti ho detto di saltare, imbecille. Non fai i comandi che ti dico e ti ghiacci le palle. Oh, bisogna andare più in alto. Ma sono sicuro che riusciremo a scalare questa montagna... Come se fosse buttare giù un bicchiere d'acqua fresca. Guardalo con quale agilità. Vai, vai, vai Eivor. Forse l'abbiamo trovata. No. Deve essere più in alto. Vabbè, ma noi possiamo scalare tutto. Eccola qua. Vediamo cosa c'è. Zona non disponibile, in che senso? Ma no... Oddio, non disponibile. Io ho fatto il giangia della situazione e l'ho resa disponibile. Poi non lo so. Ira di Helheim. Sti cazzi, dillo a qualcun altro che non è disponibile. Noi l'abbiamo presa. Non so se è un bug nel bug o se... Ma va bene, noi l'abbiamo fatta. Suppongo 8 metri, sì, stava qua. Vabbè, posso buttarmi sotto qui nell'acqua, dai, vai Eivor. Porco due. Com'è nuovo? Ha fatto un tiro della Madonna. Ok, ora possiamo anche andare verso dove dobbiamo, che sarebbe... Ah, madonna. Ah, ma allora no, possiamo andare a piedi, penso, in realtà. Non ha senso prendere la barca qua sotto per fare tutto il giro. Penso che piuttosto si esplorerà a piedi.
Dobbiamo solo trovare un sentiero, magari. Schifo non mi farebbe. Aia. Oh, com'era la cavalcatura? Toh. Venghi, venghi, cavallino. Sì, ma levate i cadaveri dalla strada, che è brutto da vedere per gli ospiti. È lunghetta la strada, però dai, forse abbiamo beccato anche la strada giusta, speriamo. Ogni tanto guarderemo la mappa e non si sa mai. Ok, allora io ho messo il navigatore automatico. Credo che a questo punto Eivor abbia tirato giù gli Aesir del Valhalla dopo il tuffo gelido. Non possiamo escluderlo. Stiamo andando verso una ricchezza, è di strada? È di strada, sì, la andiamo a prendere. Ah, sarà difesa da sto merda. Niente panico, ora ammazziamo tutti e ce la prendiamo. Ah no, no, ma è su una stupida torre. In teoria. Infatti, vai un attimo stealth. Sì, qualcuno c'è. Però noi ce ne fottiamo. Porta bloccata, va bene. Vabbè, la scaleremo e troveremo sicuramente un modo per entrare un pertugio dall'alto. Ma sta PS5 come ti sembra? Guarda, sono innamorato in questi primi giorni, è amore puro. Sono molto contento, devo dire. Sono veramente tanto contento. Ho percepito il cambio generazionale, ecco come si dice. Il pad è qualcosa di supremo. Il pad mi piace tantissimo. È la cosa proprio che avverti subito. Anche perché bisogna tener conto che i giochi sono ancora cross-generazionali, no? Quindi magari non vedi ancora la forza bruta della console. Ma il pad invece lo senti subito ed è bellissimo. È veramente bello. Sto tanto decantato SSD velocissimo, lo percepisci subito. E anche questo ovviamente è una figata importante. E i giochi girano bene, sono belli da vedere, cioè io mi sto proprio divertendo. Mi sono divertito tantissimo in realtà anche con quello già preinstallato, l'Astro Playroom, no? Trovate anche due episodi su YouTube, vi raccomando. Seguite le serie su YouTube, che tutte le live o quasi tutte le butto anche su YouTube ovviamente. Così se ve le perdete le trovate lì. Ed è veramente bello. Veramente bello. Un bambino felice. Madonna, tu non hai idea quanto. Non so, forse ti eri persa questo piccolo aneddoto. Che cazzo aspetta? Ah, ok. Questo piccolo aneddoto del day one. Che io sono andato a ritirarla insieme a un mio amico, così mi ha aiutato con la macchina. Perché comunque era bella pesante, volevo trasportarla in tutta sicurezza. E quando sono uscito dal GameStop con la PlayStation 5 tra le braccia, mi ha detto: ti sta ridendo pure il culo da quanto sei contento. Proprio così. E dopo 3 giorni, anzi già 4 giorni, dopo 4 giorni mi ride ancora il culo. Ah, c'è un'altra ricchezza qui, occhio. Credo sia una ricchezza, che cazzo è sta roba? Ah, una roba della storia, vediamo cos'è. Già che ci siamo. Che cazzo ridi, bimbo merda? Aspetta, prima leggi sta cosa. Cristo Dio, devi leggerla. Chiamata la razzia, unitevi al mio equipaggio, razzieremo e deprederemo Port... Che cazzo è scritto? Port Sester sulla costa, ma vaffanculo, va. Io credo che appena potrò comprare una PS4, che ora costano poco. Sì, fai bene, se non vuoi passare alla next gen, una PlayStation 4 è un bel investimento per giocare a tanti giochi. Già mi piace il tuo amico. È quello della regia. Non so se hai mai sentito parlare della regia nostra in live. È il signor regia. C'era anche prima in chat il signor regia, in realtà. Non so se c'è ancora, ma c'era pure lui. Avrà avuto pure lui la PS5 per questo. No, lui non ce l'ha.
E infatti gli rode. Infatti gli rode che non ce l'ha. Chi suona i tamburi di guerra? Ma guarda! Un guerriero navigato! Quel che ci serve! Oh! E a cosa ti servirebbe questo guerriero? Capriole, quella è sempre la soluzione più giusta. Guerrieri sotto il nostro vessillo. Gli scaldi celebreranno il branco dei lupi. Ma prima dobbiamo fare pratica. Volete razziare? Allora razzieremo. Voi tre lupi ed io, che sarò il vostro capobranco. Branco! No, in cosa mi sono immischiato? Il branco! I guerrieri si muovevano come gli arti di un solo. Ma vai a cagare! Costruiti per uccidere! Distruggere! Guardi anime? No, non ho l'usanza di guardare anime. Serie TV tante, ma anime nello specifico no. Cosa devo fare con questo bambino di merda? Non ho capito! No, ma io lo sapevo che mi mettevo nei guai questo bambino del cazzo. Vai a fare in culo e non seguirmi. Vabbè, è stato un piacere, bambino. Tu razzia pure, non ti preoccupare. Io vado, vado. Ah, ma vieni con me. Sì, ma lo portiamo alla morte così. Perché noi andiamo a fare veramente casino, no? Questi sono miei amici, non mi hanno cagato di striscio. Però il mio fumetto te lo compri. Come me lo compro? Me lo regali, scostumata. Ho perso il bambino. Oddio, ma è morto il... Dove è finito il bambino? Mi sono distratto un attimo per insultare Capriole. Ho perso il bambino. E il premio genitore dell'anno va a Teo. Complimenti, un applauso per te. Puoi ritirare la tua statuina. E niente, signori, ci siamo persi il bambino. Vabbè. Che cazzo vi devo dire? Si è schioppato il bimbo. Vabbè, scendiamo da sto cazzo di cavallo che non ci serve più. Ah, è sceso? E lo so perché l'ho visto sparire, non l'ho visto più. Vabbè, si è schioppato il bimbo. Ah, siamo arrivati da qualche parte che c'ha qualcosa. Leggi. Nota infangata e addentata. I maiali sono entrati in casa. Ora la chiave della cantina è scomparsa. Tocca a te scavare nella merda. Ma scavacci tu nella merda. Dove sta la roba che luccica? Deve essere sopra di me. No, è sotto. Sta sotto. Allora forse aspetta, devo rileggerla meglio. Ecco cosa succede ad insultare Capriole. Te perdi i figli. Porca troia. Anni di sventura ad insultarla. Ah, era scrittato, il bimbo voleva scroccare un passaggio. Ma guardalo, sto bimbo merda. Allora. Vabbè, dobbiamo andare a cercare la chiave nella merda, sostanzialmente. Ok, dove sta la merda? Sarà qua nel... Ma serio? Madonna. E niente, ci insozziamo. Guardalo, sto cazzo di maiale. Sai che salsicce che ti fai? Ecco, to. Olè. E cosa me ne faccio adesso di sta chiave? Tutta sta fatica. Ah, la chiave della cantina. Quindi ci sarà qua da qualche parte un modo per andare in cantina. Da fuori, magari. Presumibilmente. Non ho trovato un cazzo. Magari sta sopra. Ma no, in teoria sta sotto. La sto cercando la cantina. Ma non mi sta riuscendo bene. Questo fascio di luce. La cantina sta sotto, zio cane. Non posso andare sul tetto. Deve essere qua da qualche parte. La madonna delle madonne. Ma sono stupido. Dov'è che... La madonna. Non la sto trovando.
Mi sento molto stupido in questi momenti, scusate, ma... Dio. Mi aspettavo fosse qua da qualche parte l'entrata di sta cantina di merda. Leggi, io non voglio leggere, voglio aprire la cantina, cazzo. Voi avete idea di dove cazzo è? Vabbè, mal che vada c'ho la chiave e torno un'altra volta, ma... Mi sembra stupido non trovarla. Ma non vedo porte, non vedo botole. Vabbè, in culo. In culo. Nel dubbio vado anche sul tetto a controllare. Aspetta, che cazzo c'era? Ah, no. Vabbè. Niente tesoro, lo cercherò in un altro momento, non lo trovo. Andiamo a parlare con Sigurd, intanto. Vai, fai l'atletico. Orca troia le ginocchia. L'ho perso. Dov'è finito Sigurd? Ah, devo appena trovarlo? Chi è che si sta strozzando? Signora, tutto bene? Ah, ma posso ucciderli? Ma forse non ha senso. Da morire. Ma siamo molto allora, possenti. Aspetta, lì c'è tipo sì, qualcosa. Vieni qui, faccia di faccia di foca. Che che cosa bizzarra da dire. Sfidare a cosa? Bene? Incrociamo i corni? Se mandi giù. Ah, vabbè, dai, una sfida a corni ce la facciamo, dai. Vuoi scommettere? Sì. Metti un po' d'argento. Sì, dai, una bevutina ci sta. Facciamo una puntata bassa per te, perché non ho idea neanche di quanto argento c'ho. Vai, bevi. Salute, cin cin. Vai, Skull. Ci facciamo un po' d'argento, mi sembra onesto. Dai che uno è andato, olè. Vai col secondo, rabocchino. Siamo in vantaggio netto, siamo dei bevitori incalliti e probabilmente anche alcolisti anonimi, ma neanche troppo anonimi in questo momento. Mamma mia, con quale equilibrio. Vai Eivor, bevi. Bevi. Che ruttone! Il bambino ha fatto ruttino, signori! Cristo Dio. No, no, mi sono svampato dall'altro lato. La Madonna. Vai. Vai giù. Olè, vittoria schiacciante. No, non in quel senso, sepulcra. Mi sembrerebbe una cosa scostumata. Ah, e nel frattempo ho trovato dove... Vedi che da ubriachi si trova la soluzione, signori! Non l'avevo trovata! Ho bevuto e ho trovato cosa fare. Segno del destino, hai coincidenze, io non credo. Eppure hai l'espressione di chi ha perso la voglia di vivere. In realtà credo di avere l'espressione di uno che ha bevuto. Gli ultimi uomini. Come osa quel troll mostrarsi fra noi? Per oggi non ce ne occuperemo. Bella Frankenstein, tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo finito un bel assalto. L'alcol è la soluzione al problema. Ma alla fine... Alla fine, cazzo, quando sei triste bevi. Quando sei contento bevi per festeggiare. Quando non c'hai un cazzo di fare, bevi per far succedere qualcosa. È la soluzione a tutto. Mi sembra saggia come cosa. Basim, rimani qui e bevi insieme a lui per aiutarlo a rasserenarsi. Io troverò mio padre e lo scorterò alla... noi continuiamo a bere, onesto. Hitam sta meglio? Si riprenderà, ma mai del tutto. È sorprendente che tu sia riuscito dove lui ha fallito. Ero molto determinato.
Quando hai finito Chiotve, hai notato se aveva un sigillo? Argentato, grande quanto il mio palmo, con inciso il simbolo di un frassino. Prendilo. Vendilo pure, se vuoi. Io so dove è accampato Gorm. Se desideri vederlo senza che nessuno lo sappia, posso insegnarti un trucco. Sei già alla ricerca di un nuovo apprendista? E va bene, ti ascolto. Cosa devo fare? Usa la cappa per coprirti il viso. Confonditi nella folla. Svia l'attenzione. Nasconditi in piena vista. La tua confraternita agisce in questo modo? Vi muovete furtivi in pieno giorno pugnalando i bersagli sul posto? Detta così, mi fai arrossire. Noi cerchiamo giustizia e preserviamo la volontà umana. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Suppongo non ci sia alcuna infamia nell'usare l'astuzia quando ne va dell'onore. E Gorm è una macchia su quell'onore. Vediamo allora cosa si può fare per cancellarla. Fa una prova. Dai, cominciamo a imparare qualche trucco da assassino. Devi sapere alcune cose prima di introdurti nel suo campo. Muoversi in segreto in territorio nemico è un esercizio di finezza. Ah, non lo sapevo, Frankenstein, non conosco molti doppiatori. Manco quelli più famosi, insomma, Goku. Sta lontano da occhi attenti, così ti renderai invisibile. Non estrarre spade, asce o martelli, perché i movimenti improvvisi possono tradirti. E come mi metto sul cappuccio io? Io voglio capire cos'è quella roba che luccica sulla mappa. Se non ti fosse chiaro, devi sollevare il cappuccio. Ah, se non mi fosse chiaro, te spiegamelo, io faccio tutto, che scostumato, mi prende pure per il culo. Vai, sì, ma occhio alla... Gorm è là, nel campo più avanti. Laddove? Ah. Sì, ma non servi a correre come dei pazzi, poi ti sgamano. Vedi? No, vai piano piano, buono buono. Zona ostile. Uè, bella bro. Che ti è saltato in mente, si può sapere. Bere idromele a stomaco vuoto. Ah, orco 2, hanno ragione. Se... Devi mangiare. Ma che cazzo? Prima di berne così tanto. Come si dice, l'idromele può fare male. Niente! Scatta la rissa! Vinculo tutti! Toh! La puttana de mamma tatua, no? Olè! Toh! È andato bene lo stealth, signori! Che ne dite? Voto 10! Guarda questa madonna di stealth! Olè! Luri da merda a chi? Scusi! Mi sento offeso! Ma vai a fare in culo, vai! Luri da merda! Tuo padre! Toh! E ora con permesso... Ah, non si può? Ah, no? Ah! Dai, tu da dove cazzo arrivi? Vai a fare in culo, vai! Vai con il crodino! Odino! Odino! Vai con il crodino. No? Discreto come un toro nella cristalleria. Sì, mi sembra onesto. Ma l'importante è che nessuno si sia accorto di niente. Eivor! Schifoso codardo! Prendi la tua arma e seguimi oltre quelle mura. Che il favore di Odino ricada su chi è più meritevole. Non puoi infrangere la pace voluta dal re. Quindi fottetevi tu e i tuoi discorsi. Hai capito? Siete tenuti a rispettare la tregua del re. Violate la pace e verrete allontanati da Alrekstad. Non vi darò problemi. Sei stato vomitato nel mondo senza alcun onore, Gorm. E volerai via come uno sputo gettato nelle profondità di Hel. Starnazza pure, Eivor. Ti renderai solo un bersaglio più facile. L'alting sarà iniziata. Devo trovare Sigurd. E andiamo da Sigurd.
Aspetta, che cazzo c'è qua? 8 metri. Ah, ma è sempre quella merda di prima che non trovavo? O c'è dell'altro? Non ho capito. È sparito. Vabbè, sti cazzi, andiamo dove dobbiamo. Vai, Eivor, corri. Comunque bello. Orcato. No, dove cazzo ti sei arrampicato? Stavo dicendo che mi piace molto come sono fatti anche i... queste fortezze, cittadine. Rimango sempre affascinato dalla... da queste ambientazioni. Scusi, no, non vorrei attirare le sue ire. Facciamo un po' di casino così, vai. Vedete, Lighting, che è tuttora il nome del parimento norvegese. Ah, ok. Del Parlamento. Non lo sapevo. E vedi che su Fautore Game Network facciamo cultura e informazione di qualunque genere. Allora, qua sopra il palazzone, dai. Dai, vediamo un po' questo probabilmente filmato, poi vediamo se proseguire ancora un po' o salutarci. Ormai siamo arrivati a 2 orette quasi. Perché fare le scale quando possiamo fare del climbing? Dimmi che Gorm è ancora vivo, Eivor. Il solo dirlo mi fa male, ma è vivo. Ti ringrazio. Verrà anche la sua ora. Ah, per gli dèi. Detesto i discorsi lunghi. Solo quando non sei tu a farli. Molti di voi conoscevano mio padre, Halfdan il Nero, un grande uomo dalle grandi conquiste. La sua gamba è sepolta vicino al nostro tempio. Il raccolto è più ricco che mai. E il suo culo è sepolto da noi, e il nostro fiume è più famoso che mai. Io ho un sogno ancora più grande. Un vasto regno di guerrieri in numeri mai visti prima. Uniti sotto un unico re, un unico sovrano. Troppo sangue è stato versato combattendoci a vicenda. Da oggi saremo uniti, ad armi sguainate nella conquista di nuove terre. E chi può guidarci alla vittoria meglio di me? Modesto. 10 anni ero un condottiero e oggi guido un'armata mai vista in Norvegia. Ma dicono che un buon re sappia anche ascoltare, perciò vi chiedo, chi tra voi non accetta il mio comando? Io non sono tuo nemico, re Harald, ma non sarò tuo suddito. Domani partiremo per altri lidi, pertanto il mio regno è tuo. Ciò mi rattrista, nobile Jor. E tua moglie approva, non è stanca di trascinarsi verso ovest. Mio marito ed io siamo più che uniti, Lord. E insieme andremo lontano. È triste perdere una donna del tuo carisma, Liufina. Ma non serbo rancore. Che il fato vi sia benevolo. Mio re, hai la mia ascia e la mia parola, lo giuro. Gorm Kjotvesson, osi mostrarti in questa sala. Re Styrbjörn e suo figlio Sigurd non ci avevano liberati della tua malvagità. Il clan del Corvo mi ha disonorato, mio re. Hanno avvelenato mio padre. Si sono presi gioco della sua morte. Bastardo, tu menti! Fermati, Eivor. Lascialo fare. Questa è una grave accusa, Gorm. Ed è anche falsa. Mio zio ha visto ogni cosa. Eivor Morso di Lupo, tu hai ucciso Kjotve. Quest'uomo ha calunniato il tuo clan. Cosa devo farne di lui? Vai, morte! Lo manderei a Hela a incontrare suo padre. Lo comprendo, ma una morte rapida è un lusso per un tale verme. Gorm, sarai ricordato come il verme e sei esiliato. Parti entro la prossima luna piena o ti darò in pasto ai corvi io stesso. Allora che cazzo mi fai scegliere se poi la mia scelta non conta una sega? Ma scusi. Re Harald, posso parlare? Certamente, Re Styrbjörn. La mia gente ha protetto questa terra da quando Odino camminava ancora tra noi. Il mio regno è umile, ma l'abbiamo difeso con il nostro sangue. La nostra vittoria su Kjotve è la prova che siamo dei veri guerrieri. Tutti noi abbiamo perso amici, fratelli, sorelle, figli e figlie. E io ormai ne ho abbastanza di tanta morte.
Coloro che bramano la guerra potranno cercarla oltremare. Ma se Re Harald porta la pace, io sarò lieto di inginocchiarmi a lui. Cosa? In nome di Hel, padre, che stai facendo? Mi assicuro una pace duratura, Sigurd. Non saremo più costretti a combattere. Tu non mi hai detto niente di tutto questo. Non una parola! E io non cederò un titolo che mi spetta di diritto! Così la guerra riprenderà scostumato. Ci saranno ancora morte e distruzione. Questa è l'unica via per una vera pace. Morirai da servo, vecchio caprone, annebbiato dal bere, solo e misero su un letto di paglia! Perdona, mio figlio. La sua è una reazione di istinto. Non fa nulla, Jarl Styrbjorn. Ti ringrazio per la tua lealtà. È naturale temere il cambiamento, resistere. Ma tutto cambia e tutto ha fine. La lezione del Ragnarok è chiara. Presto parleremo ancora. Ci hai teso una trappola, Re. Sapevi dei piani di Styrbjorn? Li conoscevo da alcuni giorni, ma non ho fatto pressioni. La decisione è sua. Tu sogni un futuro di gloria, Eivor. Un guerriero come te farebbe la fortuna del mio clan. Non conosco il mio fato, va là. Tutto ciò che so del fato è che non ci è dato conoscerlo. Non mi serve sapere nient'altro. Avrei voluto comprenderti meglio, poiché non mi fido di chi non comprendo. E la mancanza di fiducia è intollerabile. Non hai nulla da temere da me, Re Harald. Sono leale a mio fratello Sigurd, e non sono tuo nemico. Allora sappi che se rimarrai in Norvegia, tu e tuo fratello sarete miei sudditi. Prenditi un giorno per riflettere. Ma rimandiamo queste questioni. Ora ci sazieremo e berremo come dei, e ci risveglieremo in un regno rinnovato. Molto bene, interessante questa scena, mi è piaciuta, anche perché ci ho trovato un po' del, chiamiamolo, parallelismo con la serie TV Vikings, dove anche lì miravano ad avere un unico re per tutti i clan, no? Perché per avere più forza. Qua fanno un po' la stessa cosa e ci sta, e quindi molto figo sia la, chiamiamola, piega narrativa, ma mi è piaciuto anche le lotte che abbiamo fatto, con quel paio del boss fight, e l'abordaggio lì, sì, l'abordaggio è per le navi, vabbè, il cazzo in culo di fortezza che abbiamo preso. Tu, che cazzo vuoi? Sto parlando ai follower qua, che figa, sto spiegando cosa, come ho percepito il gioco, rompe il cazzo, ti uccido, mona. Quindi no, molto figo, sta prendendo una piega che mi sta piacendo. Però, appunto, come detto, direi che potremmo concludere qua, che siamo a 2 orette. Mi sembra un buon tempo onesto per una puntata. Tornerà prima possibile, ovviamente, Assassin's Creed, perché mi sta piacendo. Però dovremo giocare anche a Demon's Souls e Spider-Man, quindi vedremo quando riportarlo. Tra un paio di giorni lo rivedremo, penso. Grazie molte per averla seguita insieme a me. Siamo stati costantemente intorno ai 9-10 spettatori, quindi molto figo, molti... Mi è piaciuto, mi sono piaciuti questi numeri anche da parte vostra, quindi grazie per la fiducia, spero vi siete divertiti anche voi. Noi ci vediamo, penso, domani più o meno agli stessi orari, magari la sera se ce la faccio. E niente, poi vengo a trovarvi anche voi, streamatori, che siete venuti anche qui da me, assolutamente, ci vedremo anche da voi, nei vostri lidi, e un buon proseguimento, ciao a tutti!